Eccoci di Così lo so blu, sono Paul, Lolo non è con me, però dopo avrete il suo commento. Ora vi parlerò del primo tempo di Potenza Juve Stabia. Allora, la partita si è conclusa con un 4-0, però io vi parlerò solo del primo tempo, dato che Lollo vi dirà poi nel secondo tempo cosa è successo. Quindi vi parlo un po' delle azioni salienti del primo tempo. Allora, la Juve Stabia è andata subito in gol, che dopo è stato annullato per un fuorigioco giusto, secondo me, ma da quel momento il Potenza ha avuto qualche sbalzo. Infatti, al decimo Melara ha fatto un bel gol, dobbiamo ammettere, è stato un bel gol, Juve non poteva fare niente, ma è anche vero che c'è stato un erroraccio, a mio avviso, di Giron, che non è il primo che fa, si sono uniti a questi errori di impostazione che faceva già dalla partita con Monopoli, errori anche di vista, una svista è stata quella di Giron, perché ha lisciato la palla di testa e quindi Juve non ha potuto fare niente, non ha potuto provarci. Poi nel primo tempo, dopo questo, la Juve Stabia non ha avuto grandi occasioni, infatti il Potenza ha cercato di uscire fuori con Genchi, con Strambelli, con Coccia, con un bel tiro di Pepe, senza però trovare soluzioni. Comunque, secondo me, non ci dobbiamo abbattere, perché ancora presso il campionato, sono passate solo 3 giornate, il Potenza avrà tanto tempo per rifarsi. Ora passo la parola a Lollo, sempre forza Potenza. Eccomi di Così Rosso Blu, Paul mi ha lasciato la parola, adesso vi descriverò il secondo tempo di questa partita che non si è conclusa nel migliore dei modi per il Potenza, come tutti speravano alla fine del primo tempo. Infatti ha perso 4-0 contro la Juve Stabia. Sono molto rammaricato per questa sconfitta, non perché pretendevo di vincere, ma pretendevo appunto di veder lottare la squadra fino all'ultimo, perché comunque i tifosi, sia i tifosi della piazza di Potenza, ci tengono a questa partita, perché è una partita molto importante per noi potentini. Allora, il secondo tempo inizia con il Potenza che alla fine i primi 10 minuti prova ad attaccare, lo fa con Strambelli, guadagnando qualche calcio d'angolo, ci prova Sales ma non ci riesce, di somma di testa, ma è Carlini a fare il 2-0 a favore della Juve Stabia. Poi c'è il rigore parato da parte di Raffaele Joime, una bellissima parata sul calcio di rigore da parte di Raffaele Joime, che appunto ha stabilito ancora il risultato sul 2-0. Poi è Allievi che anticipa tutti e sigla poi il 3-0, e poi è entrato El Housni, questo giocatore molto forte, devo dire la verità, appena è entrato si è fatto subito vedere, ha siglato il 4-0, che appunto ha definita la partita. La partita è terminata sul risultato di 4-0. Purtroppo il Potenza perde, dopo 3 partite ha solamente 1 punto nella classifica e 0 gol fatti, 5 subiti. Non dobbiamo comunque rammaricarci, perché il nostro obiettivo è quello di salvarci e lo possiamo fare tranquillamente, raggiungere la soglia dei 40 punti, anche perché abbiamo una squadra forte che si può tranquillamente salvare e rimanere in questa categoria. Potete trovare nella descrizione del nostro video le persone che sono state vicine durante questo anno di YouTube, e le ringraziamo per questa reaction. È tutto, forza Potenza!